Ed eccoci qui, signore e signori, benvenuti e buonasera alla For Fun dell'IRT Italy Racing Team che sta organizzando questo grandioso For Fun. Intanto ci presentiamo, noi siamo l'ISC, Italy Squad Commentary. A mio fianco intanto Edo Pavoni. Buonasera, buonasera a tutti. E Nicolas Merci. Buonasera ragazzi, è un piacere essere qui con voi di nuovo. Siamo qui al Madu Clou Short, circuito bellissimo in Francia, giusto Edo, con queste super Renault. Sì, è un circuito molto particolare, vediamo subito da queste prime inquadrature che ci sono molti dislivelli, 5 curve perché è la versione accorciata del circuito ufficiale e sicuramente vedremo delle belle battaglie questa sera. Tanto vediamo come queste due già vetture si danno una piccola battaglia, intanto esce il nostro Zanini. Bellissime, bellissime queste Renault, mi piacciono tantissimo Edo perché sono anche piccole, danno sui, se non sbaglio Edo, 220 circa chilometri orari alla speed trap, quindi sono belle anche veloci. Sì, 220 km orari dovrebbe essere la top speed, più o meno 2,22 anche abbiamo visto nei rettilinei. Ricordiamo, sono delle versioni potenziate, queste vetture infatti sono 370 cavalli e 513 newton su metro di coppia e 900 kg a secco, quindi insomma delle vetture molto particolari. Infatti vediamo anche come sobbalzano su questo circuito molto particolare, e sarà interessante anche vedere i piloti come riusciranno a darsi battaglia in queste curve che sicuramente non perdonano, essendo un circuito molto tecnico. Tanto ecco, lo vediamo qua con Mauro con il suo più 2,114 rispetto al primo in Italia, 51,388 il giro veloce per adesso in queste qualifiche, ricordiamo un totale di 15 minuti, adesso ne mancano invece 9 minuti, intanto il primo in Italia, poi c'è Del Plato, Zanini, Di Clerico, Pirone, Mauro e Burzi, questi sono i miei primi 7 a aver fatto il tempo con Pirone ai box. Intanto Nicolas, ti chiamo a te per il nostro Pirone che vedo che ha più 1,146, secondo te dovrà uscire sicuramente? Sì, sicuramente, poi considerando non darei niente per scontato in questo momento, dato che mancano sì 8 minuti, ma come vediamo il giro è veramente molto corto, in un minuto, in 50 secondi si fa un giro, per cui in 8 minuti, se volendo, ci sono molte possibilità per tutti i piloti di conquistare la pole position, per cui staremo a vedere. Intanto comunque Italia ha un bel vantaggio, perché 4 decimi su una pista così corta comunque non è male, vediamo. Eccolo qua, nostro Zanini con 5 decimi rispetto a Italia. Ecco, intanto si è aggiunto un altro pilota, Mamazza, aveva fatto il suo giro a quasi 3 secondi da Italia, quindi Italia, diciamo che i primi 3, possiamo dire, è vero Edo, che i primi 3 sono lì rispetto agli altri. Sì, allora, intanto ho visto qualcuno che faceva dei rally sulla,
sull'erba. Comunque sì, per ricollegarmi a quello che stavi dicendo, i distacchi sono comunque molto alti, forse perché la sessione è iniziata da poco. Mi aspetto che i piloti andranno a migliorare, soprattutto quelli che si trovano attualmente in penultima e ultima posizione. Anche se abbiamo detto è un circuito molto particolare, molto complicato, e anche le vetture non sono così, così recenti. Infatti ricordiamo, la Renault 5 GT Turbo è stata introdotta nel 1985, quindi insomma la guida e qua il talento saranno molto importanti e faranno la differenza anche sul tempo sul giro secco, nonostante appunto sia un circuito molto breve. E siamo adesso con la regia a vedere Italia, il primo posizionato, che sta ancora magari migliorando il suo giro. Intanto vediamo Zanini con 5 millesimi, il nostro Zanini. Edo, ma che tempo, è lì vicinissimo, mamma mia. Sì, ha fatto un bellissimo tempo, 5 millesimi non sono nulla, quindi lui e Italia potranno chiaramente giocarsela. Tra l'altro questa curva è molto particolare perché sembra sempre che i piloti vadano ad uscire dal circuito, sembra quasi che si buttino in un in un burrone, in realtà invece la curva continua, e questo va a riconfermare quello che dicevo prima, curve molto particolari, dislivelli altissimi. E fa un po' effetto quella curva, tu cosa dici? Sì, è vero, perché sembra che non c'è niente, invece c'è una discesa che anche lì è superba. Tanto vediamo se aggiunge un altro pilota a aver fatto il giro. Mura, 5 secondi. Nicolas, secondo te i tempi, adesso diciamo, parliamo un po' dei tempi, di tempistica di questa pista qua. Il migliore può essere quello d'Italia o si può anche migliorare? Ma senza dubbio si può migliorare, in quanto Italia ha fatto il tempo ancora ad inizio sessione, quindi man mano che avanziamo nel tempo sicuramente la pista più gommata farà sì che i tempi si abbassino. Vediamo, sarà interessante vedere se riusciremo a vedere un 50 magari, anche se comunque a 4 decimi è già lì. Vediamo Italia e Zanini vicinissimi, quindi già sembrano essere al limite, vediamo quanto riusciranno ad abbassare il loro tempo. Ecco qua in vettura, in macchina con Burzi, più 1,6, molto molto lontano, solo i primi 4, adesso sono in 4, non più 3, sotto il secondo. L'unico adesso che vediamo in box è di Clerico, con il suo più 1,76, anche lì vicino, giusto Edo, per andare sotto il secondo. Sì, se riesce a migliorarsi di 2 decimi può andare nella top 4. Intanto comunque Burzi si stava migliorando nel primo settore, adesso è 1-2 nel settore centrale, quindi forse a questo punto no, infatti rimane lì in sesta posizione, 1-2, anche se qualcosina ha limato, per cui i primi 6, vabbè, al di là dei primi 2 non sono così tanto distanti. La lotta per la pole io la vedo principalmente tra Italia e Zanini, salvo qualche new entry che possa migliorarsi a breve, però la lotta per la pole la vedo tra loro due al momento. Perfetto, perfetto. Tanto Edo, secondo te come si struttura poi alla fine della qualifica? Ci sarà ancora Italia lì davanti oppure vedrai un Burzi? Perché hai detto anche tu che si stava migliorando lì sopra Italia, magari si migliora. No, può darsi sicuramente. Allora, lui stava facendo un miglioramento. Nel primo settore era solo a 3 decimi di distacco. Poi ha perso tanto nell'altra parte del circuito. Intanto qui, attenzione, tocca il muro. Che rischio anche per l'altra vettura che sta per prendere. Penso sia Mauro pilota che si è girato. E infatti adesso subito al pit stop, un altro e mezzo alla pista, abbiamo visto un altro ancora che si gira, madonna, qua la pista si sta letteralmente o scaldando troppo o raffreddando, perché le vetture stanno scivolando tutte, giusto Edo? Sì, e tra l'altro ho visto tanti piloti fare errori, ma al di là di quello Italia si è migliorato nuovamente, questa volta di 3 decimi rifilati a Zanini, ed è quasi andato sotto il muro del 51, quindi non escludo un ultimo tentativo che possa andare appunto sotto il muro del 51, che sembrava già qualcosa di incredibile. Però 3 decimi a Zanini sono tanti e dovrà migliorare di tanto il pilota in seconda posizione per andare a prendersi la pole. Non sarà assolutamente facile perché mancano 2 minuti e 54 al termine e non credo neanche che Italia abbia terminato il suo run. Bene, adesso vediamo allora Zanini. Io andrei in macchina con lui per vedere se riuscirà a migliorare, perché adesso c'ha lì il 26.6, penso al settore 1, più 1 secondo,
rispetto al suo tempo, quindi non penso si stia migliorando, giusto Edo? No, non credo proprio, infatti penso che sia più un giro, ha commesso qualche errore, evidentemente vuole rilanciarsi. Mentre avevo visto Pirone, mi è sembrato di vedere che si stesse migliorando nel primo settore e adesso aspettiamo di vedere la conferma. Mamma mia quanto saltano queste vetture. Tra l'altro prima avevamo visto un onboard ed è incredibile il sottosterzo che abbiano nell'instabilità di queste vetture, nonostante la loro piccola dimensione, vanno molto ma molto veloce. Sì, ma te l'ho detto Edo, cioè dalla loro piccolezza sono così piccole che è bello che guarda qui, infatti in ogni curva devi stare attento perché o fai una derapata oppure voli via, perché è incredibile gestire queste macchine qua. Secondo me è più difficile gestire una macchina del genere che ad esempio, faccio un esempio così, quella della Formula 1 di una GT normale, queste Renault. Secondo me è bello e si vede anche la bravura del pilota, è proprio pilotare queste vetture qua. Vabbè, chiaramente queste sono vetture in cui il pilota fa la differenza, l'abbiamo detto, sono anche appunto auto di altri tempi, quindi chiaramente per gli appassionati della storia saranno molto molto più coinvolgenti rispetto alle nuove generazioni. Intanto De Plato si è messo in terza posizione, non so se hai visto, a 7 decimi, buon tempo, si ingaggia per la lotta al terzo posto, e anche Pirone si migliora a 9 decimi, potrebbero lottare per la terza posizione forse proprio lui e De Plato, Marco. Sono sempre quei quattro lì sotto il secondo, Italia, Zanin, De Plato e Pirone, solo loro quattro che si combattono per questa pole position, per adesso provvisoria per Italia, perché mancano meno di un secondo. Quindi vediamo un Italia che si è migliorato rispetto a prima, al tempo di prima, e con Zanini a 320, che prima era 5 millesimi. Esatto, intanto De Plato esce adesso dalla più curvona per andare adesso su questo lungo rettilineo che in realtà contiene una curva alla Chalet, che sembra più in realtà un rettilineo leggermente curvato, per arrivare poi alla S du Lac, circuito veramente molto particolare, ricordiamolo, come si può intuire dalle curve francese, e molto molto comunque anche rurale, devo dire, non particolarmente industrializzato. Attenzione là, ho visto una vettura volare. Guarda lì, ha sbagliato completamente la discesa. Meno male, Edo, che siamo nel virtuale, perché se fosse nella realtà qua ci sarebbe un disastro completo. Comunque adesso siamo in macchina con De Plato, che al suo 5 è migliorato Zanini, attenzione, con uguale a De Plato, incredibile. Intanto si è migliorato anche Italia con il suo 58, quindi aspettiamo allora che tutti i piloti finiscono il proprio giro per acclamare. Secondo me Italia è sempre lì davanti, Edo, presso il poleman provvisorio, ma secondo me è lui il poleman di oggi. Sì, Italia, Pirone, Burzi e Mauro hanno concluso la loro sessione, adesso si unisce anche Di Clerico, quindi sarebbe interessante andare on board con Zanini o De Plato per vedere se uno dei due potrà andare ad attaccare il tempo d'Italia. Penso più a Zanini, ecco, infatti nel primo settore 26.7, andiamo a vedere se riesce a migliorarsi sufficientemente per andare a impensierire Italia. No, tempo alto, e allora andiamo a vedere De Plato, che potrebbe essere l'unico. No, è lento, allora è pole position per Italia con mezzo secondo. Incredibile, con questo 58-52 pole position per il nostro Italia, incredibile, è sempre stato lì davanti. Intanto poi vediamo con Zanini dietro, che era 5 millesimi, si era vista una porta aperta per lui, ma invece si è chiusa subito con lei. Miglioramento d'Italia dopo qualche minuto. Poi c'è De Plato, Pirone, Di Clerico, Burzi, Mauro, Mamazza, Mura, Yalt. Una qualifica strepitosa del nostro pilota Italia. Poi anche De Plato, Zanini sono stati molto bravi a tenere comunque solo 5 decimi da Italia, Edo. Sì, Italia ha un tempo impressionante, devo dire, mezzo secondo rifilato al secondo e al terzo, è veramente incredibile. Comunque adesso penso che stiamo per partire. Esatto. Allora aspettiamo la partenza del Madouklou Short, ricordiamo. Quindi Edo, una pista molto molto lunga, bella soprattutto in gara, perché vedremo spingere i nostri piloti al massimo. Ci stiamo preparando a partenza ancora di questo bellissimo, di questo evento bellissimo, a For Fun, ricordiamo. I nostri piloti però sono sempre carichi al miglioramento delle loro prestazioni. Eccolo i semafori,
aspettiamo l'accensione dei semafori. Ricordiamo questi sei bellissimi semafori che ci danno un'attesa incredibile. Ecco il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. L'accensione dei motori, via alla partenza del Maduclo, dell'evento del Forfan incredibile. Con subito taglia, grande partenza però di Zanini sulla sinistra, che cerca subito la prima posizione con De Plato, che non vuole, vuole tenere anzi il passo di Zanini, quindi tutto dietro a Zanini, che fa una bella curva all'esterno, ma Italia lo chiude, cerca ancora e tiene invece questa prima posizione. Pirone invece intanto sorpassato De Plato, e vediamo Zanini subito, Edo, che è stato cattivissimo in questa partenza. Sì, e attenzione perché non era finita. Adesso vediamo la regia. Ok, adesso in questo momento si è preso la posizione, aveva staccato su un testa a testa tra i due, ma Italia è riuscito a spuntare al momento. Sta già imprimendo un gap, 9 decimi, e ogni curva guadagna sempre qualcosa. Guarda, è già oltre il secondo. Italia che fin da subito sta già dimostrando la sua supremazia. Sì, sembrava che Zanini era lì dietro, invece è subito che Italia gli ha dato quello nel secondo. Vediamo adesso Di Plato che si mette lì sotto, prova adesso, è a 2-2 lì tra Zanini e De Plato, un ruota bellissimo. Vediamo chi ha la meglio adesso all'interno, ci dovrebbe essere Zanini, niente per De Plato, che si vede però Pirone subito anche lui dietro. Subito, poi c'è anche Di Clerico, invece poi Mauro Burzi, Mamazze Mura lì dietro per la sesta posizione, ma subito un De Plato che ha cercato lo spazio, Edo, su Zanini, bellissimo. Sì, ci ha provato, purtroppo non ci è riuscito, ma io sono convinto che adesso cercherà di studiarsi meglio il sorpasso, perché ricordiamolo, con queste vetture che vanno tutte più o meno allo stesso livello è più difficile tentare l'attacco anche in una pista così complicata. Ma sono sicuro che De Plato non si arrenderà, adesso cercherà di studiarsi l'avversario Zanini e il prima possibile cercherà di ritentare un attacco. Incredibile questa discesa, come sembrano che le vetture scivolano via, invece tengono una forza di almeno 4G incredibile. Tanto eccolo, con Italia il suo giro migliore per adesso è suo. Oh, là dietro. Okay, De Plato, incredibile, che è uscito un altro colpo di scena subito dopo due giri. De Plato sbaglia completamente l'uscita in curva, va fuori e perde l'occasione di combattere per il podio. Che adesso c'è Di Clerico invece che si è aggiunto agli scarichi di Pirone, che però è subito lì attaccato con Zanini. Adesso i tre lì davanti, anzi tre dietro Italia, perché Italia è già a 5 secondi da Zanini. Attenzione perché Pirone prova l'esterno con Di Clerico che si fa vedere comunque dietro, che guarda lo spettacolo tra Zanini e Pirone. Vediamo Pirone come cerca di prendere più scia possibile di Zanini, ma niente, Zanini si difende alla grande. Sì, si difende alla grande, intanto veramente primo colpo di scena per De Plato, che forse stava spingendo un po' troppo per cercare di andare a recuperare sul pilota davanti. Intanto vedo che anche Mura comunque è uscito dal Gran Premio, e quindi questo molto molto complicato anche per lui. Non abbiamo visto cosa sia successo. E intanto attenzione, perché come detto tu, c'è qui un terzetto di piloti dal terzo al quinto, in realtà adesso più dal terzo al quarto, che stanno lottando tra di loro. E sarà interessante vedere, perché vedo già Pirone molto vicino a Zanini e penso che l'attacco possa arrivare a breve. Ecco ancora Pirone, Zanini, adesso Pirone si è allontanato un attimino, Zanini è riuscito a tenere quel distacco dell'Italia dei 5 secondi, intanto il miglior giro di Zanini per adesso, se non sbaglio, è d'Italia, io dico. Sì, al momento penso di sì, anche se De Plato forse ha appena registrato il giro veloce, ho visto dalla classifica, forse un 50, adesso Burzi 53,7, no, ok, non è il giro veloce, in realtà lì stanno semplicemente facendo vedere i migliori personali, quindi aspettiamo di vedere Italia a 4 secondi e 8 di vantaggio sul secondo, anche se adesso non sta più incrementando da qualche curva, ma credo che stia gestendo il suo vantaggio, perché 5 secondi dopo due giri è già un gap più che sufficiente per evitare di rischiare errori. Vabbè, sicuramente intanto De Plato si porta in quinta posizione. Penso sia molto più veloce De Plato rispetto a Pirone di Clerico e deve riprendere il gap. Attenzione, ancora fuori un altro sbaglio di De Plato. Un altro sbaglio di De Plato,
L'ho chiamata superba qua, Edo, ma lo stavo proprio dicendo che stava andando bene, stava riprendendo, si è girato. Sì, De Plato leggermente in difficoltà, forse perché aveva la pressione di dover spingere per recuperare e anche appunto dopo il primo errore ha dovuto incrementare ulteriormente il ritmo e quando va in overdrive poi l'errore è dietro l'angolo e forse lui ha messo in conto anche questo, si rifarà sicuramente per gara 2, anche se adesso ci sono ancora 15 minuti di tempo per recuperare e forse una top 5 potrebbe non essere così impossibile da ottenere per lui se riesce a non commettere più errori. Tanto Nicolas lì per Mura un brutto ritiro. Sì, l'abbiamo visto rientrare ai box ancora a fine del primo giro proprio e il ritiro è arrivato poco dopo, non c'è stato nulla da fare. Comunque avrà senza dubbio la sua possibilità nella prossima gara, in gara 2, perché lì avremo griglia invertita, per cui essendosi con questo DNF per forza di cose partirà davanti a tutti. Quindi sicuramente avrà l'occasione di rifarsi. Perfetto, grazie mille Nicolas. Torniamo qua in gara con Di Clerico, che è riuscito a sorpassare, un grande sorpasso per Zanini, che non è riuscito a difendersi questa volta. Abbiamo detto prima, un sorpasso e una difesa di Zanini, cioè una difesa Zanini che è bellissima, Edo, che soprattutto all'inizio su De Plato, Pirone e Di Clerico insieme si era difeso alla stragrande, questa volta non è riuscito. Sì, questa volta non è riuscito Di Clerico, che ha dimostrato comunque un gran passo per tentare l'attacco, però non penso sia finita perché adesso c'è quel lungo rettilineo, infatti prende subito la scia Zanini su Di Clerico, adesso andiamo a vedere se riesce a tentare un attacco all'interno, forse non ancora, deve aspettare alla prossima chance, Marco. Sì, ci ha provato adesso Zanini perché rivuole quella seconda posizione, la rivuole a tutti i costi, vuole mettersi almeno dietro l'Italia perché ha capito che quegli 8 secondi, che quel pilota lì davanti di nome Italia non si può più prendere, c'è 8 secondi e andrà anche molto farà ancora molto più di stacco rispetto a prima. Intanto vediamo un Burzi che sorpassa dietro un Mamazza, ma restiamo qua con Di Clerico e Zanini. Si è allontanato un attimo Edo Zanini. Sì, si è allontanato, forse si stanca un po' studiando l'avversario, non vuole stare troppo vicino, forse inizia ad avere anche qualche sintomo di difficoltà o magari vuole appunto, come abbiamo detto, prendersi un po' di tempo per studiarsi un po' la situazione. Credo che al momento l'unica battaglia che possiamo vedere sia quella tra Zanini e Di Clerico, ma anche più dietro Mamazza con Burzi, anche se adesso sta perdendo tanto. De Plato intanto passa, Mamazza va in settima posizione e si mette all'inseguimento di Burzi che non è neanche fin troppo lontano, in realtà 3 secondi sono recuperabili per lui. Sì, è riuscito adesso De Plato, come hai detto, a sorpassare Mamazza, deve riprendere di nuovo il passo che ha mancato per due volte in pochi giri, perché siamo a 8 giri, mancano ancora 12 minuti più il giro mancante e De Plato si è già girato 2 volte, quindi diciamo che la costanza di De Plato, Edo, non è una delle migliori, però è molto molto veloce. No, è un pilota sicuramente molto veloce, chiaramente come dico sempre io la velocità non è tutto nelle corse perché la costanza forse a volte può essere anche più proficua rispetto alla velocità, in quanto puoi essere veloce finché vuoi ma se poi continui ad essere incostante i risultati non arrivano, soprattutto in ottica campionato e in questa sera ci troviamo in un evento for fun, è vero, però anche in una gara la costanza può essere più importante della velocità talvolta. Ecco ancora Zanini che perde di stacco da Di Clerico. 9 giri passati, Mamazza, attenzione, bandiera gialla per Mamazza. Un'altra uscita, incredibile, un altro errore per Mamazza che stava andando anche molto molto bene. E niente, io spero che De Plato, io sono molto tifoso, non so perché, in questo momento per il nostro De Plato, perché lo vedo già lì che si sta migliorando per andare a prendere Burzi in sesta posizione e vediamo che più o meno adesso io gli distacchi sono quelli, ma starei su Di Plato con gli occhi aperti anche su Zanini se continuerà a dare magari ad accelerare di più per andare a prendere Di Clerico. Sì, sicuramente quando un pilota commette un errore o comunque si trova in difficoltà o sotto le aspettative che aveva diciamo creato nella mente degli spettatori automaticamente ti diventa simpatico perché vuoi che comunque cerchi di recuperare, riesca ad ottenere il risultato che si merita e infatti per il momento lo sta facendo perché è a 4 decimi, quindi penso che l'attacco su Burzi sia maturo ormai, probabilmente aspetterà il prossimo giro mentre adesso arriva alla fine del rettilineo alla più lunga curva verso destra,
per andare poi su, sullo scollino, verso il rettilineo, come abbiamo detto prima, leggermente inclinato delle chalet. E adesso è veramente vicino, potrebbe anche tentare subito. Ed eccolo, perché De Prato si è avvicinato, come ho detto, subito per prendere Burzi. Lo sorpassa all'esterno, un grande sorpasso di De Prato sulla settima posizione ai danni di Burzi. Adesso andrà a prendere Mauro, quindi occhi aperti De Prato sulla quinta posizione per Mauro. Deve prendere più posizioni possibili, perché poi alla gara 2 deve cercare di dare il massimo e prendere Italia, perché secondo me è uno di quelli che può prendere Italia in gara 2. Sì, intanto Zanini è in seconda posizione e si trova a 11 secondi e 2. Era già in seconda posizione Zanini, o non era Di Clerico davanti per un certo momento? No, era Di Clerico davanti, mi sa che c'è stata una bandiera gialla, ce la siamo un attimo persa e avrà fatto un errore Di Clerico sicuramente, perché adesso a 2 secondi Di Clerico da Zanini, quindi uno sbaglio c'è stato. Non sta so recuperando. Nicola, se hai visto qualcosa? No, purtroppo con la regia non siamo riusciti a vedere cosa è successo. Nulla di grave comunque, perché sì, ha perso la posizione, ma si trova comunque a 2 secondi e come vediamo non sta perdendo, anzi ha girato in 53-0 quando Italia è passata in 53-2, per cui nessun problema assolutamente. Ok, perfetto, tanto gli iBox è tutto a posto, sicuramente nel team Italia ci sarà delirio, saranno molto contenti, Nico. Sì, assolutamente, quando un pilota riesce a fare quello che ha fatto lui in 12 minuti di gara e già più 12 secondi, sarà da divertirsi nella prossima gara, in gara 2, quando partirà ultimo e dovrà stare attento a non fare errori partendo dal fondo. E penso che quello è quello che stanno aspettando tutti, Edo. Sicuramente la gara 2 sarà quella più un inizio bello, perché vedremo un'Italia in ultima posizione che dovrà cercare di ribaltare il tutto. Assolutamente, la gara 2 sarà sicuramente interessante, ma io ti do una notizia che sicuramente ti farà piacere. 52-0 per De Prato, che si trova adesso a 4-6 da Mauro. E allora attenzione, perché non è finita, potrebbe veramente entrare nella top 5 e poi arrivare per il quarto posto. La vedo più difficile, perché ci saranno 14 secondi, ma sta volando De Prato in questo momento, anche più veloce d'Italia. Tanto bandiera gialla nel secondo settore per Burzi, si è girato e niente, sì, quello che stai dicendo tu, Edo, è la bella notizia che aspettavo. Non vorrei chiamarlo un'altra volta, ma De Prato è già lì con un sorpasso bellissimo su Mario, che lo sta compiendo in questo momento. De Prato prende la quinta posizione con 4 secondi presi in neanche 3-4 curve, Edo, incredibile. Sì, ti dirò, nell'ultimo passaggio ha registrato un 51,8, che è il giro veloce della gara, un tempo impressionante. Adesso si trova in quinta posizione, 7 minuti più il giro extra al termine, 17 secondi da recuperare, difficile. Tanto Mauro ha derapato, ha fatto uno sbaglio, incredibile, mamma mia! Mamma mia, mamma mia, cosa abbiamo appena visto. Un colpo incredibile, una brutta scena. E come stai dicendo, De Prato sta facendo una gara superba dopo i due errori, quindi c'è da dire questo su De Prato. Se non sbaglio, Edo, deve cercare di fare meno errori, perché è veloce, quindi gli manca la costanza per prendere Italia alla gara 2. Sì, gli manca la costanza. Adesso in realtà il distacco è più lineare, 16-8, sta comunque guadagnando qualcosina sul pilota davanti, ma i tempi dei primi 4 sono su un altro livello rispetto ai piloti che ha sorpassato fino ad ora. Quindi credo che la quinta posizione sia il massimo risultato possibile per questa gara 1, ma ripeto, gara 2 è tutta da giocare, allora lì bisognerà vedere. Ecco, intanto ho inquadrato il nostro Pierluigi Italia con la sua Renault, scritta al fianco Marlboro, bellissimo questo arancione bianco. Cosa ne pensi tu, Nicolas, di questa macchina qua, bellissimo il colore? No, assolutamente, anzi riporta bei ricordi, insomma, da controparte Formula 1. Senza dubbio una bella livrea, e vederlo lì davanti, insomma, è il posto giusto, diciamo. Ecco qua intanto inquadrato Di Clerico con 4 decimi da Zanini, tanto De Prato ancora 16 secondi da Pironi, quindi diciamo che con questi 5 minuti deve dare un po' più di spinta per prendere almeno la quarta posizione. Tanto Di Clerico, 4 decimi, tornato su Zanini Di Clerico dopo il suo errore di qualche minuto e qualche giro fa. Lì vicino, Edo.
sì, è molto vicino. Abbiamo detto infatti che probabilmente ci siamo persi l'errore o comunque lo scambio di posizione, però adesso è tornato lì attaccato sotto il secondo, quindi chiaramente deve semplicemente cercare di capire il punto in cui tentare l'attacco. Anche se adesso va sopra il secondo, forse non so se lo stia studiando o Zanini è più veloce in una parte del tracciato. Adesso sale a 1-1, però comunque il distacco è sempre lì. Penso che in 5 minuti, se Di Clerico dovesse avere qualcosa in più per tentare l'attacco, lo farà sicuramente. Allora vediamo, adesso aumentato il distacco, come ha detto tu Edo. Adesso più è 1, quindi Zanini ha visto negli specchietti e retrovisori molto vicino questo Di Clerico. Adesso ha spinto incredibilmente. Vediamo adesso i primi doppiati per Di Clerico, quindi c'è stato doppiato da Italia. Ricordiamo 4 minuti alla fine di questa gara, più un giro. E poi ricordiamoci che c'è la gara 2, una gara che vedremo Italia dietro, quindi in ultima posizione, e Mura, che adesso si è ritirato ai primi giri davanti, e un De Plato che sarà davanti Italia, e sarà secondo me un colpo di scena, quindi questo mi sento di dire. Il tuo pilota preferito, secondo te, Edo? Ma allora, pilota preferito non ce l'ho. Però sicuramente bisogna dare onore a Italia rispetto a quello che sta facendo, perché ha una supremazia incredibile su tutti gli altri. 14 secondi al secondo in 15 minuti è qualcosa di impressionante. Sarà molto particolare e divertente secondo me se la gara dovesse finire così, perché abbiamo visto che i colpi di scena non sono assolutamente da escludere. Vedere gara 2 come farà a destreggiarsi partendo dal fondo, quello lo vedo, dovrà stare attento, perché comunque essendo cosciente della sua velocità dovrà cercare di non commettere errori o incidenti. Quindi vedremo, sarà sicuramente interessante vedere come sorpasserà il resto della griglia. Quello che abbiamo appena visto era Mamazza, girato e anche doppiato da Italia. Intanto Nico, c'è Mauro i beat? Sì, è la seconda volta negli ultimi 2-3 giri in realtà. Era entrato un paio di giri fa per poi uscire, pensavo si volesse ritirare dopo l'incidente che abbiamo visto. Invece è uscito ora, è rientrato di nuovo e per ora è qui. Non si riesce a capire se voglia ritirarsi o cosa. Appena avremo notizie comunque faremo sapere. Intanto diciamo che Mauro per questa dopo Mura è l'ultima posizione, quella di Mauro. Edo, adesso vediamo Di Clerico con attaccato a Zanini, secondo te questa volta mancano 2 minuti, ricordiamoci, ecco infatti appena fatto una bella derapata, un errore, lo stavo appena chiamando, peccato. Sì, peccato, ma non è finita, perché era proprio molto ma molto vicino. Se riesce a recuperare in questi ultimi 2 minuti e 35 forse potrebbe anche tentare un attacco dell'ultimo minuto, o magari cercare di stare più tranquillo e conscio della posizione in cui partirà in gara 2, che comunque non è male, perché in caso di un errore potrebbe rischiare di finire dietro e perdere posizione appunto in una gara che fino adesso è stata meravigliosa da parte sua. Quindi eviterei di buttare via un podio. Chiaramente se ci sarà la possibilità di attaccare per la seconda posizione non penso si tirerà indietro, anche se adesso il distacco sale 2-6 e forse ha capito che per questa gara è il caso di accontentarsi di un podio. Ecco intanto Di Clerico sta cercando di prendere un po' lo sbaraglio di Zanini, perché uno sbaraglio di Clerico secondo me è molto molto poco aggressivo, secondo me ha mollato, diciamo, volevo dire proprio questo, ha mollato un pochino sul colpo perché è già 3 secondi dopo l'errore. E intanto vediamo, ecco Zanini mentre ancora un Mamazza che si è girato come prima, stava facendo anche il suo giro personale migliore, l'aveva anche migliorato, peccato. Di Clerico ancora lì a 3 secondi da Zanini, quindi per questo minuto se riesce Edo a migliorarsi oppure starà lì dietro. No, io penso che abbia mollato, penso che abbia mollato anche i tempi, infatti lo confermano. Si accontenta di un podio che comunque è un ottimo risultato, soprattutto in questa gara 1 con Italia di un altro livello, quindi il massimo sarebbe stata una seconda posizione. Penso che il podio sia comunque un ottimo risultato da parte sua. Adesso vedremo gara 2, perché sarà sicuramente interessante. Con la griglia invertita ne vedremo delle belle, ne sono convinto, anche perché abbiamo visto che questo circuito molto tecnico, molto particolare, con queste vetture soprattutto è molto facile commettere errori e l'instabilità è alta, quindi vedremo. E ora andiamo con Italia, perché mancano 30 secondi più un giro per la fine della gara 1.
Edo ha fatto una gara straordinaria, Italia, bellissima. Sì, ha fatto una gara straordinaria, forse adesso sta anche rallentando un pochino, non so se voglia prendersi l'ultimo giro con calma, perché con 12 secondi potrebbe anche praticamente farlo a 50 all'ora, considerando che siamo su un circuito di meno di un minuto di lunghezza, e adesso però il distacco risale, quindi allora stiamo con lui perché è un capolavoro in questa gara 1, e io ripeto, non vedo l'ora di vederlo in gara 2, perché lì vedremo oltre alla qualità a livello di passo e velocità pura, vedremo anche la sua qualità nel fare i sorpassi. Intanto è finito il countdown, ora questo è l'ultimo giro per Italia per andare a prendere la vittoria della gara 1 di questo evento for fun bellissimo. Ecco che passa al traguardo adesso, anzi no scusate, il final lap, quindi l'ultimo giro è iniziato ora con il nostro Italia, quindi andiamo in macchina con lui per vedere come gira questo nostro pilota. Bellissimo adesso, bellissimo Edo, perché sicuramente dall'ultima posizione dovrà fare una cosa incredibile, Dari. Sì, non sarà facile per lui, ma ripeto, la sua qualità sicuramente, anzi sono molto curioso di vedere come sorpasserà in una pista del genere tutti gli altri, anche piloti molto più lenti di lui, perché bisognerà usare molto ma molto la testa. Sarebbe bello cercare di andare in macchina con lui per vedere come guida questa fantastica vettura di altri tempi, abbiamo detto. Se la regia riesce ad inquadrarlo, altrimenti non importa, perché adesso comunque sta per arrivare sul rettilineo e Italia vince la primissima gara con un distacco incredibile, Marco. 7 secondi, ha migliorato qualcosa Zanini negli ultimi giri, calato di tutto. Adesso passa Zanini che la seconda posizione è sua, poi di Clerico si chiude allora il podio, passato anche Burzi da doppiato. Adesso vediamo con il nostro Pirone in quarta posizione, poi abbiamo il nostro De Plato che dovrà rifarsi sicuramente in gara 2, poi abbiamo il nostro Mamazza, Mauro, Mura, Spot and Go, e andiamo con la gara 2 fra poco. Antica dimora del dio Mercurio, Castrum Mercuriani, sorge ai piedi di ciò che le sacre scritture chiamano il Monte di Virgilio. Ci siamo chiesti cosa abbia reso la montagna leggenda. Tra alberi e lupi dorme un popolo mistico, amante di sapori. Le vie tortuose e la vegetazione fitta di faggi e castagni rendono il monte un luogo da esplorare. Un cammino per i più intrepidi, che solo i nativi conoscono. Un percorso tra sentieri e strade nascoste, verso il cuore della montagna. Nella valle delle tradizioni, cresce la tenacia e la resilienza. Le radici degli alberi vivono nel sudore di chi è restato. Un popolo capace di reinventare. Qui nasce il futuro che molti hanno abbandonato. La realtà che pochi hanno sognato. La felicità che tutti nella vita hanno una volta provato. I locali la definiscono una questione di appartenenza. Il Monte della Vergine lo chiamano patria di vecchie e nuove realtà. Intanto ci teniamo a ringraziare il nostro sponsor principale 3D Rap, che ci segue ormai da diversi gran premi e ci permette di valorizzare ancora di più una realtà che mette impegno e sacrifici nel rendere l'esperienza del sim racing sempre più realistica e coinvolgente. Per maggiori informazioni vi invitiamo nuovamente a dare un'occhiata al sito web di riferimento 3drap.it e al profilo Instagram ufficiale @3drap. Ci siamo, Marco, per la gara 2. Ci siamo con Di Clerico che è in prima posizione a quanto vedo. Non è Mura, però ricordiamo che le griglie sono invertiti, non di tutti i piloti se non sbaglio, ma dei primi o 5-6, adesso non mi ricordo bene. Però è una gara 1 superba, bellissima, dal nostro pilota Italia, che adesso lo vediamo se non sbaglio in terz'ultima posizione con quella con quei colori lì bianco e arancione della sua Marlboro. Si fanno vedere i semafori. E adesso partirà tra poco, eccolo qui, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, e tra poco parte la gara 2 del Madouklo qua in Francia con la grande partenza.
di Umberto Zurzi. No, Umberto Zurzi invece è quello che si è impiantato un attimo, si gira subito, no, mamma mia, il rischio quasi, mamma mazza, è lì davanti, partito bene, De Plato secondo subito, ma io voglio vedere adesso Italia, voglio stare su Italia perché è già in quinta posizione, ha già preso due posizioni. Quella di Mauro e Pirone, intanto Burzi, qualche problema per lui, è rimasto dietro. Intanto Zanini invece in ultima posizione, dovrà rifarsi dappertutto. E Mamazza è lì davanti con De Plato che si fa vedere all'esterno, la prende De Plato lì davanti, la prima posizione, mentre Di Clerico adesso cerca di avvicinarsi a Mamazza per andare a prendere De Plato perché sa che De Plato è più veloce e Mamazza invece è quello da prendere subito. Intanto Italia in quarta posizione, subito Pierluigi a cercare di prendere De Plato, subito Italia. Edo, che partenza bellissima d'Italia anche di De Plato. Sì, partenza buonissima d'Italia che si trova in quarta posizione manco al termine del primo giro, e De Plato, vabbè, partiva più avanti, ha fatto tutto nel miglior modo possibile. Adesso infatti dovranno stare attenti gli inseguitori perché lui ha un passo differente rispetto agli ultimi piloti che abbiamo visto in gara 1. E comunque non sta imprimendo un ritmo straordinario nel frattempo perché rimane lì a 6 decimi. Mi aspettavo che scappasse un po' di più, soprattutto all'inizio. Una partenza differente rispetto a quella di gara 1 perché essendo a griglie invertite i distacchi ormai, sì, la griglia si sta ristabilendo alla normalità, però all'inizio i distacchi erano veramente abbassati, mentre Italia attacca per la terza posizione già sul podio. E allora attenzione perché Italia adesso ci farà divertire. Infatti adesso questa sarà la bella sfida tra i tre, De Plato, Di Clerico e poi Italia, che già 7 decimi da Di Clerico. E De Plato si vede arrivare una Marlboro, una Renault lì vicino, bellissima, incredibile. Adesso lo vediamo con dietro un Mamazza che comunque mi sta sorprendendo in questa gara 2, che ha fatto una gara 1 un po' altalenante, ma questa volta sta cercando di tenere sui top player lì davanti. Eccolo, vediamo adesso Italia che si è avvicinato a 6 decima di Clerico, ha migliorato un decimo. Intanto vediamo bandiera gialla per Mauro che è impiantato là dietro a 2 secondi invece da Burzi. I tre, Mura, Burzi e Mauro, hanno fatto qualche errore in partenza, soprattutto Burzi che partiva in prima posizione. Eccolo De Plato che cerca adesso di dare subito il secondo di Clerico e anche il secondo Italia, ma è difficile darlo a Pierluigi il secondo perché ha migliorato un altro decimo, a 5 decimi adesso per prendere gli scarichi di Clerico. Lo vede, si avvicina e sente anche l'odore della sua benzina che esce da lì da dietro. Adesso vediamo un'altra bandiera gialla per Mamazza, Burzi e Mauro. Un po' di bandiere gialle in questa gara 2, Edo. Un po' di bandiere gialle, sì, ma questa gara 2 la vedo già più veritiera perché comunque abbiamo sul podio i tre miglior piloti forse di gara 1 e quindi la battaglia è già più equilibrata. Sarà interessante vedere come andrà a finire, anche perché se vedi il distacco dei primi tre rispetto già al quarto sale a 4 secondi, con De Plato che adesso sta cercando di crearsi un piccolo gap e Di Clerico forse sta iniziando a rallentare un po'. Pierluigi che se vuole andare a prendersi la vittoria dovrà tentare l'attacco quanto prima, però senza cercare di compromettere la sua gara sapendo del passo incredibile che ha. Anche se De Plato in gara 1 per la seconda metà del Gran Premio aveva girato leggermente più veloce di Italia, quindi non è così scontato che se Pierluigi dovesse passare Di Clerico poi avrà tutta la strada in discesa per la vittoria. Adesso abbiamo un 52-3 di De Plato sul 52-8 se non sbaglio di Italia, quindi incredibile questo passo che c'ha De Plato. Adesso lo vediamo Italia che attacca aggressivo su Di Clerico, bellissima questa scena dei due per andare a prendere la seconda posizione, qui una bagarre bellissima tra Italia e Di Clerico, mentre De Plato già da 2 secondi a Del Clerico, ricordiamo dopo 5 minuti Italia era già a 3 se non sbaglio da Zanini, che lo vediamo Zanini che è in ottava posizione e non si sta migliorando per niente. Adesso vediamo che prova all'interno Italia su Di Clerico, prende la posizione, vediamo se in questa curva all'esterno c'è ancora Di Clerico che ritiene questa seconda posizione, solo i 2-2 ruota a ruota, c'è una meglio staccata bellissima di Di Clerico, ma adesso c'è il rettilineo, vediamo chi staccherà meglio in questa curva. C'è Di Clerico che tiene ancora dietro Pierluigi, Italia non riesce e si difende invece bene Di Clerico che ha già 4 secondi da Plato. Stanno lottando e stanno anche perdendo tempo e stanno lasciando la prima posizione a De Plato.
bellissimo, bellissimo come si difende di Clerico, ma non molla adesso Italia, non molla, prende lì la scia ed è bellissima questa bagarra. Sì, è bellissima e di Clerico si sta difendendo come un leone, devo essere sincero, non mi aspettavo che tirasse la stacca attorno a Italia, che non sarà assolutamente contento perché intanto vede il rivale a quasi 4 secondi e lui non voleva, ecco, stare dietro un altro giro di Clerico. Adesso probabilmente tenterà l'attacco, anche se non è vicinissimo in questo momento, e questo non gli piace, non gli fa piacere, perché intanto De Plato sigla 1.52.6 e non è proprio l'ideale, ecco. Però adesso dovrà cercare di mantenere la calma perché la gara è lunga, mancano ancora 14 minuti più il giro extra, per cui non è ancora finita assolutamente. No, non è finita, però se non sbaglio, Nicolas, diamo una parola a te, se non sbaglio Italia, rimanendo in terza posizione, vince, giusto? Sì, in questo caso sì, sarebbe primo. Niente, vorrei farvi notare che qui ai pit sono passati, Mauro è qui fermo come in gara 1 da qualche minuto, quindi se fa come in gara 1 non uscirà più, probabilmente è qualcosa di grave anche stavolta. Mentre peccato per Zanini, perché dal secondo posto ora si è trovato imbottigliato con, ad esempio, Burzi, che anch'esso è dovuto fermarsi ai box. Quindi ecco, ora vediamo che Zanini supera Mura, viene risuperato da Burzi, è una bella battaglia. Grazie Nicolas, ringraziamo Nicolas che ci dà tutte le informazioni necessarie lì ai box, il nostro inviato super merci. Edo, intanto vediamo come di Clerico ha lasciato già quasi un secondo Italia. Adesso sì, Italia ha più in difficoltà del previsto, devo essere sincero, mi aspettavo che riuscisse a salire con più facilità, vabbè chiaramente lui partiva ultimo e adesso è sul podio e non mi sto assolutamente lamentando, però non penso si aspettasse un Di Clerico così aggressivo sulla difesa e di non essere ancora arrivato in seconda posizione o addirittura in prima già dopo 7 minuti di gara. Adesso penso che la seconda posizione prima o poi andrà a prendersela, ma quei 4 secondini dalla vetta, intanto attenzione perché forse lo fa proprio qui, sì, no, si accoda per cercare di avere miglior trazione in uscita adesso per l'ultimo rettilineo. Adesso c'è il rettilineo, Edo, vediamo se riesce a prendere la scia, però ricordiamo che queste macchine, Edo, è una scia brutta, molto brutta, perché non è che te ne danno tanta, intanto vediamo un doppiato, se non sbaglio sia Burz. Sì, diciamo che queste vetture non brillano per quanto riguarda l'aspetto dell'aerodinamica, ecco. Però la scia si sente poco, ma si sente, 220 km/h non sono pochi sul rettilineo, anche se siamo abituati a velocità più alte. Intanto attenzione perché qui Italia sembra essere pronto per tentare l'attacco su Di Clerico, Marco. Lo vediamo inquadrato. Italia, Pierluigi, che ha attaccato gli scarichi di Clerico. Vediamo qualche sgommatina bellissima di questa vettura di Pierluigi. Vediamo come Pier cerca in tutti i modi di attaccare Di Clerico, ma non riesce. Cioè proprio Di Clerico, quando c'è il rettilineo, si prepara per dargli quei 4-5 decimi e si ripete così ogni giro. Sì, assolutamente. Adesso veramente non mi aspettavo una costanza anche nei giri, perché alla fine Di Clerico non ha ancora commesso alcun errore. A sapere di avere il pilota più veloce della gara 1 e non di poco tra l'altro alle spalle, magari ti induce anche a commettere un errore e di conseguenza a lasciarlo sfilare. Invece lui fino adesso non ha commesso una minima sbavatura ed è proprio quello che mette in crisi Italia, perché questo, ricordiamolo, non è un circuito in cui è facile sorpassare e forse la perfezione a livello di pulizia da parte di Clerico sta mandando in crisi anche Pierluigi stesso. In crisi sì, perché era 4 decimi, adesso invece è 8/7. Ogni volta che c'è un rettilineo perde sempre quella parte lì per cercare di prendere la scia, il momentum per prendere poi 100% la posizione su Clerico. Clerico è un grande difensore, come Zanini in gara 1, Edo. Uguale, stessa cosa. Sì, Zanini che tra l'altro in grande difficoltà in questa gara 2, si trova in sesta posizione a 7 secondi dal quinto, che a sua volta è a 23 secondi dal quarto, quindi abbiamo un passo completamente diverso rispetto a gara 1. Bisognerà vedere poi qual è stata la causa. Adesso io non so se nella combinata Zanini sia lo stesso sul podio, se magari Nicolas può aiutarci a capirlo. Allora sì, Zanini in questo momento si trova in sesta posizione, quindi sta guadagnando 8 punti. Nella gara precedente 18, quindi 26, sarebbe fuori dal podio. E in questo momento avremo Di Clerico a 33,
vediamo. Scusa Nicola se ti interrompo, perché vediamo che l'Italia questa volta ci riesce a sorpassare. Di Clerico è arrivato il suo momento e prende la seconda posizione. Vediamo se adesso Di Clerico riuscirà a riprendere la bagarre e tenere questa lotta viva, o Italia riuscirà a scappare. Eccolo, vediamo adesso, 3 decimi è rimasto Di Clerico, ma gran sorpasso d'Italia, un grandissimo sorpasso. Scusa Nicolas, vai di nuovo. Ah niente, in questo momento appunto Zanini si trova a 26 punti quarto virtualmente, con Di Clerico a 33 terzo, secondo De Plato 35 e primo, Italia avendo superato Di Clerico in realtà è ancora più primo, quindi in questo momento veramente sicuramente vorrà tentare di agguantare la prima posizione, ma virtualmente non gli serve per vincere questo evento. Ma intanto vediamo un Superman Italia con un altro Superman al di fuori che va subito ai bot, ai pit, scusate, che sarebbe Mura. Di Clerico ancora lì attaccato, però non molla, Edo. Mi piace questa cosa. Non molla, assolutamente, sta dimostrando il suo carattere, anche se adesso il distacco sale un secondo e sei, quindi penso che il sorpasso e anche la bagarre d'Italia siano terminati. Attenzione perché adesso sta recuperando anche tanto su De Plato, e in 9 minuti più il giro extra la bagarre può innescarsi, per cui teniamolo un occhio su Italia. Mentre prima avevo visto appunto Mura, che incidente ancora una volta. Adesso non so se è riuscito a ripartire. Vedo il delta bloccato a 12.384. Comunque un bel botto come in gara 1. Qui attenzione perché ancora una mamma volta. Mamma mia, brutta caduta di Mura dopo anche il pit stop. Vediamo come Di Clerico. Edo ha lasciato già 3 secondi, quindi ha dato tutto. Sì. Non ha più niente da dare. No, io penso che abbia già dato anche troppo rispetto alle sue aspettative e potenzialità, perché tenere già Italia dietro per più di metà gara è qualcosa di veramente importante. Secondo me questo podio se lo merita a pieno. Avrà capito che per la seconda posizione non c'era più nulla da fare quando è passato, per cui da questo momento in poi penso che il terzo posto sia il massimo e sia anche un ottimo risultato da parte sua, soprattutto per quello che ha dimostrato in pista. Ecco, vediamo come Zanini riesce intanto a prendere la quinta posizione e a cercare di migliorare un po' la situazione della gara 2, perché non è andata a buon fine. Intanto invece Mamazza, che era partito bene, adesso sta cercando di chiudere meglio, anzi meglio no, benino, perché comunque era in seconda posizione con un Burzi anche lui in prima posizione, sono caduti poi subito. Sì, assolutamente, adesso vediamo che è vicino Mamazza Zanini sotto il secondo, quindi potrebbe intanto qui Pirone, errorino da parte sua, quindi ne approfitterà proprio Zanini stesso, che adesso dimezzerà sicuramente il distacco. E Italia comunque non sta guadagnando tantissimo, qualcosina sta riuscendo a guadagnare, ma nulla di eccessivo. Quindi vedremo. 2-3 adesso in realtà sta guadagnando tanto, però, quindi potrebbe arrivare alla fine una bella battaglia. Adesso lo scopriamo solo col passare del tempo. Vediamo come Italia sta scendendo sui 2 secondi per andare a prendere una prima posizione. Chissà se ritornerà ancora lì davanti, se ritorna lì davanti. È solo il 52-1 se non sbaglio. È anche oltretutto il suo giro veloce personale, ma anche il giro veloce di questa pista. Di Clerico invece che non molla e tiene il passo comunque per restare anche in terza posizione, quindi chiudere il podio almeno nella gara 2. Se non sbaglio in gara 1 era arrivato quarto, giusto Nico? Sì, ora virtualmente si trova a 30 punti con Di Clerico, quindi sarebbero a pari punti in classifica generale. Ah ok, perfetto. Ah no, è vero, Di Clerico era terzo, ha fatto terzo e terzo Di Clerico, Zanini quarto e secondo. Ok. E perfetto, quindi con questo cambio lì è bella per la terza posizione. Dovremmo chiamare sicuramente tutte e due, perché ricordiamoci, dopo gara 2 ci sarà la super intervista del nostro podio completo, quindi i primi 3 più il migliore in questo momento. Chiamerei anche sia Zanini che Di Clerico, perché si sono messi in pari punti, se ricordiamo chiudono qua la classifica. Intanto Italia, Edo, è a più 1 e 2. Eh sì, è proprio quello che volevo dirti, che si sta avvicinando e sta per andare sotto il secondo, quindi aspettiamo di vedere una bella battaglia, perché 5 minuti e 20 più il giro extra sono assolutamente sufficienti per innescare una lotta tra i due.
Sarà interessante vedere se l'Italia riuscirà a prendersi anche la seconda vittoria, considerando che è partito ultimo e De Plato partiva da una posizione migliore. Vedremo, sarà molto interessante. In questo momento Italia è più veloce di De Plato. Bisognerà vedere se quest'ultimo sta cercando di gestire la sua gomma oppure se effettivamente ne ha di meno di Italia. Lo scopriremo solo col passare dei giri. Ed eccolo Pirone che cerca di apprendere Mamaz, quindi la quinta posizione supera Mamaz. È andato un po' larghino questa volta, non si è difeso bene come aveva fatto con De Plato all'inizio nostro Mamaz. Invece bravo nostro Gianluca che prende adesso la quinta posizione. Italia adesso 3 decimi, siamo su Italia De Plato perché questa è la sfida del momento. De Plato contro Pierre, il nostro Pierre che ha vinto la gara 1, vuole vincere anche la gara 2, si avvicina incredibilmente ogni curva che passa. Mancano solo 4 minuti alla fine della gara, che sono tantissimi sinceramente, ma io voglio vedere questi 4 minuti a fuoco per il nostro De Plato Italia. Adesso vediamo migliore in questo momento col giro veloce, i 2 giri fa il nostro Pierluigi che adesso va dietro sulle scariche. Vediamo se prova la staccata, si accoda leggermente, si fa vedere invece adesso la prova sull'interno il nostro Pierluigi per la prima posizione, la prova all'interno, il super sorpasso, la super staccata di Italia su De Plato. Ma adesso non molla De Plato perché la scia compromette tutto magari per Italia, perché adesso è lì vicino ed un grande sorpasso di Italia, mamma mia. Grandissimo sorpasso d'Italia che si è ripreso alla prima posizione in questo momento. Allora sta dimostrando veramente che il passo della prima gara è tornato. Lui che partiva anche più in difficoltà, però vediamo se De Plato adesso riuscirà a rispondere subito. È comunque lì a 3 decimi, quindi non escluderei un controsorpasso. Adesso vediamo cosa riuscirà a fare. Comunque è un sorpasso veramente incredibile di Italia che vuole dimostrare di essere superiore e di vincere anche questo secondo evento arrivando a pieni punti a fine weekend. Eccolo De Plato che non lascia spazio a Pierluigi. Intanto Mamaz che va lungo e lascia passare perché giustamente bandiera blu ed è doppiato. Molto molto bene con un De Plato che non molle a 4 decimi. Intanto io chiamerei ancora il nostro Nicolas per qualche informazione e novità ai box. Allora niente, come abbiamo visto ancora qualche giro fa, Mura ha avuto un incidente e ha confermato che si è ritirato purtroppo anche in questa gara. E comunque vorrei far notare che Italia e De Plato in questo grandissimo duello si sono avvicinati a un gruppetto di doppiati. Quindi veramente potrebbe De Plato, se riesce a star lì quando incontreranno i doppiati, avere l'occasione magari con un'incertezza di Italia nel doppiaggio di provare l'attacco, di risuperarlo. Ed eccolo, grazie intanto Nicolas, sempre attento e informato. Il nostro De Plato adesso per attaccare Italia ce n'è ancora, sì, sono 2 minuti, voglio vedere ancora fuoco, quindi tira fuori tutto De Plato perché ti voglio vedere che cresci e che prendi questa prima posizione che hai perso, perché sei ancora lì in tempo, 7 decimi, quasi 6 per prendere Pierluigi che è sempre ancora lì davanti, partito ricordiamo terz'ultimo. Incredibilmente questo Pierluigi sempre lì. Sì, non l'avrà facile Italia perché comunque De Plato ci sono dei punti del circuito in cui guadagna, altri in cui perde. Se riuscisse a massimizzare anche i punti in cui perde qualcosina potrebbe ritornare sotto a Italia, anche se penso che adesso Pierluigi stia dando tutto quello che ha perché sa che manca 1:30 più il giro extra, quindi sarà molto complicato sia per uno nella consapevolezza di dover difendere la prima posizione che per l'altro nella consapevolezza di dover spingere al massimo per cercare di ottenere una vittoria che tutto sommato si potrebbe anche ottenere, perché il passo ce l'ha. Vedi, in questa parte del circuito guadagna qualcosina, poi nella seconda metà perde sempre quei 3-4 decimi che lo riporta sopra il secondo, anche se adesso però è molto vicino. Sì, molto vicino De Plato era adesso a più 7 qualche secondo fa. Attenzione! Perché la prova, che staccata che ha fatto di Plato! Incredibile! La prova così per la prima posizione, non lascia, non morde questo De Plato qua, ma invece Italia deve riuscire adesso a riprendere ancora, come ho detto, mancano 40 secondi, De Plato la prova all'ultimo, ma Italia non se l'aspettava, Pierluigi, non si aspettava una staccata così meravigliosa, Edo. No, non se l'aspettava per niente, devo dirti la verità, non me l'aspettavo neanch'io, perché ripeto, era veloce in alcune parti del circuito mentre perdeva nella seconda metà, forse è riuscito a correggere quegli errorini che gli facevano perdere
nel settore 3 e si è messo davanti, tra l'altro non di poco, perché 8 decimi e adesso avrà solo un giro per cercare di recuperare l'Italia e potrebbe incredibilmente andare a vincere De Plato questa gara contro ogni aspettativa, soprattutto dopo il passo incredibile che ha avuto Italia nel risorpassarlo. Incredibile questo De Plato, incredibile come sta dando un secondo adesso Italia. Vediamo se riusciamo a migliorare anche lui, anche Italia ha fatto qua una staccata meravigliosa in questa stessa curva, dove ha sorpassato un giro fa De Plato. Incredibile, incredibile. Adesso che manca un solo giro, quindi tra poco ci troveremo sul final lap. Eccolo qui con De Plato e Italia, quindi a tutto volume su questi due, perché mi sembra veramente da sognare un De Plato così, che ha fatto una staccata, ricordiamo, incredibile. Vediamo adesso che dà un secondo a Italia, sta dando di tutto e di più, sta spingendo questa Renault al massimo. Non riesce neanche magari lui a trovare più il pedale del freno, perché non sta frenando, secondo me, Edo. È a 4 decimi adesso, a 3 decimi Italia. È molto vicino, Edo. È molto vicino adesso Italia. Ultimo giro da urlo, la prova si attacca agli scarichi. Vediamo se all'ultimo rettilineo riuscirà e proverà a sorpassare il nostro De Plato. È attaccato, si mette un po' più largo. Vediamo se adesso stringe molto di più con la scia. 250, 250, non riesce a vincere la gara 2 il nostro De Plato, con secondo invece il nostro Italia. Di Clerico arriva adesso terzo e Zanini quarto, quindi rimarranno tutte e due in terza posizione come classifica. Quinto Pirone, sesto Mamazza, Burzi, Mura, Mauro. Adesso con le nostre interviste, perché avremo il nostro campione di questo evento Italia, secondo De Plato, terzo di Clerico, Zanini a pari punti, poi Pironi. Spot and go e torniamo per le interviste. Castrum Mercuriani sorge ai piedi di ciò che le sacre scritture chiamano il Monte di Virgilio. Ci siamo chiesti cosa abbia reso la montagna leggenda. Tra alberi e lupi dorme un popolo mistico, amante di sapori. Le vie tortuose e la vegetazione fitta di faggi e castagni rendono il monte un luogo da esplorare. Un cammino per i più intrepidi, che solo i nativi conoscono. Un percorso tra sentieri e strade nascoste verso il cuore della montagna. Nella valle delle tradizioni cresce la tenacia e la resilienza. Le radici degli alberi vivono nel sudore di chi è restato. Un popolo capace di reinventare. Qui nasce il futuro che molti hanno abbandonato. La realtà che pochi hanno sognato. La felicità che tutti nella vita hanno una volta provato. I locali la definiscono una questione di appartenenza. Il Monte della Vergine lo chiamano patria di vecchie e nuove realtà.
Nati, Edo con una gara 2 pazzesca, con un evento pazzesco, soprattutto alla fine. Io ragazzi non c'ho più voce per questo finale, perché De Plato e Italia sono stati meravigliosi, sono stati veramente grandiosi, ci hanno dato un'emozione incredibile, anche il nostro Zanini e tutti, anche di Clerico alla fine, Mamazza all'inizio, tutti anche i nostri piloti, grazie per averti partecipato a questo campionato, perché ci avete dato un'emozione grandiosa, dal primo all'ultimo. Io ringrazio intanto anche il nostro Fretti, che non abbiamo chiamato, il nostro Andrea Fretti, il nostro regista, che ha fatto un lavoro stupendo. Ma andiamo adesso alle interviste, Edo, con i nostri, non tre, i nostri quattro, perché c'è un colpo di scena, punti a pari merito per il nostro Zanini e il nostro Di Clerico, mentre il primo classificato è il nostro Pierluigi Italia, secondo invece il nostro De Plato, all'ultimo è riuscito a conquistare questa seconda posizione, la prima posizione, scusate, della gara 2, bellissima. Intanto aspettiamo allora i nostri piloti, che se non sbaglio sono già entrati, quindi do il benvenuto anche a tutti, e io andrei allora con il nostro Di Clerico. Ciao, salve, buonasera. Ciao. Buonasera a te, hai fatto una gara 1 bellissima, una lotta con Zanini, hai ottenuto comunque la tua, se non sbaglio, la gara 1 alla quarta posizione, terza posizione, terza. Quindi esatto, in podio in gara 1, e in gara 2 invece hai un attimo avuto qualche, verso la fine, qualche mollo, diciamo, perché stavi andando bene, stavi tenendo anche Italia dietro. Spiegaci sì, un po' tutte le tue gare, la qualifica, eccetera. Niente, il giro veloce non c'era come gli altri, però in gara avevo un passo più o meno costante, perlomeno in gara 1 sono riuscito a concentrarmi abbastanza. In gara 2 sono rimasto fino a metà un po' concentrato, poi qualche errore, poi Italia è andato via e ho perso un attimo il ritmo. Però bellissima, devo dire, tutti super corretti e veramente molto molto divertente, complimenti. Grazie a te, Di Clerico. Grazie. Allora intanto io andrei con il nostro Zanini, che ha pari merito comunque con Di Clerico. Ciao a tutti. E anche tu hai fatto una prima gara contro il nostro Di Clerico, perché diciamo che tra voi due possiamo parlare che avete fatto una lotta un po' anche in lontananza, soprattutto in gara 2, per la classifica, perché avete avuto tutti e due 30 punti, quindi complimenti. E raccontaci anche tu gara 1 e gara 2. Ah, gara 1 è partita bene, ho avuto un piccolo problema, credo al secondo giro. Ho perso un attimino la macchina in un ingresso curva, da lì è stato un seguirsi di entrate strane, credo di aver fatto anche un pochino da tappo ai ragazzi subito dietro, però poi alla fine è andata bene, è stata bella. Con Federico ci siamo battagliati a distanza, perché sbagliavamo a turno e quindi poi ci superavamo su errori altrui, però è stato bello. E invece gara 2 purtroppo al primo giro ho avuto un paio di incontri con l'erba e da lì è dura uscirne. Immagino. Succede. Però divertente. Però dai, sei stato bravo, sì, come sì, tutti gli altri. Come dice Federico, comunque tutti molto corretti come sempre con i ragazzi di RT, è sempre un piacere correre. Grazie. Grazie a te per aver partecipato, come anche a Di Clerico, grazie a te. Allora grazie. Andiamo con il secondo classificato, che ha chiuso la seconda gara con un giro stupendo contro il nostro Pierluigi d'Italia. Marco, hai fatto una gara 2 stupenda, la gara 1 hai fatto quei due errori che hai rimediato poi comunque, però peccato per la gara 1, perché in gara 2 hai fatto spettacolo. Buonasera a tutti. Gara 1 ho combinato tutto da solo per ben due volte. Quindi tutti errori che ho fatto praticamente in solitaria, arrivando lungo in curva 1 e toccando il cordolo all'ultima curva. E gara 2 invece, avendo visto Italia sapendo che Italia partiva dietro di me, volevo cercare di scappare subito, perché ho visto che aveva qualche decimino in più, e poi giocando con la pressione del turbo, i consumi eccetera, il giro poteva variare di diversi decimi.
quindi ho provato a prendere un po' di margine all'inizio in modo tale che lo controllassi a distanza, e poi è arrivato sotto, è fortuna che ha fatto un errore, altrimenti probabilmente vinceva anche gara 2. Però peccato. C'è stato un errorino in più, il discorso dei consumi eccetera, quindi ce la siamo battagliata fino all'arrivo proprio, quindi bella gara. E grazie a tutti per organizzare questi eventi che ci fanno giocare alla fine. Grazie a te perché ci hai dato un ultimo giro stupendo, come il nostro Pierluigi. Eccolo Ciao. Qua che ha vinto comunque. Intanto lo diciamo, lui è, lo possiamo dire, Pier è nostro anche certo. organizzatore di tutto il campionato, e ha vinto un evento con gara 1. Vabbè, hai dato secondi al primo, al secondo e agli altri. Ma in gara 2, stupendo. Grazie, intanto buonasera a tutti e grazie Marco. Io devo fare i complimenti innanzitutto a tutti i partecipanti perché hanno preso la gara seriamente, con il massimo impegno. Qualcuno purtroppo ha potuto provare un po' meno e quindi ha avuto poco tempo per allenarsi, però chi si è allenato di più si è visto, la macchina non si prestava chissà quali modifiche di setup, però... La conoscenza della pista era importantissima, l'auto non era per nulla semplice da guidare, e appunto c'era la pressione del turbo, come giustamente diceva Marco, che era un parametro abbastanza importante, chiaramente più alzava il turbo più rompeva il motore, quindi bisognava anche dosarlo. Non solo questo, ma in gara chiaramente una pressione del turbo, quindi più cavalleria, serve anche più benzina, il che chiaramente ha fatto sì che in gara 1 è vero che ho preso un largo margine, giravo con pressione del turbo 80, ma ci siamo resi conto un po' tutti che eravamo in live, cioè in chat, ci siamo resi conto, diciamo, ma ci arriviamo o no con la benzina? Quindi gli ultimi giri l'ho fatto con turbo a 50, insomma dosando un po' il piede sul gas, sull'acceleratore, e sono arrivato a stento. Infatti ho perso circa 8 secondi in gara 1. Gara 2 sì, è stata bellissima, sorpassi e controsorpassi, sono stato un po' dietro Federico che andava forte, e poi per superarlo ho dovuto mettere il turbo a 90 per sul rettilineo, e così sono riuscito a sorpassarlo, e pian piano con turbo a 70 ho rincorso Marco, che andava veramente forte, ha preso quel vantaggio e basta. Poi è stata una bella lotta con Marco, perché appunto anche con lui ho dovuto superarlo con questo stratagemma, ma purtroppo devo confessare che con il visore, dicevo questo a Marco, premere i tasti del turbo, non l'avevo settato a volante, premerli sulla tastiera era un po' andare alla cieca. Quindi esatto, ho commesso quell'errore che mi è costato la gara, ma poco mi importa, insomma sono gare for fun e quello che conta è che ci siamo divertiti tutti. Quindi questa è stata l'analisi della gara. Grazie Pier, hai fatto una gara stupenda come tutti gli altri. Sì, io ti darei di nuovo la parola, come ci siamo detti, per poi il campionato vostro. Vai. Certo, intanto ringrazio voi che avete prestato le vostre voci, la vostra professionalità per streamare e commentare la gara, quindi la riascolterò tra non molto, riascolterò per riguardarla, insomma ascoltare voi, che sicuramente comunque siete professionali, già si sa, quindi vi ringrazio. Ne approfitto appunto per l'assist che mi hai dato per dire che sono aperte le prequalifiche per il campionato XX secolo, che è un campionato che vuole raccontare la storia della Formula 1 partendo dal 1950, quindi le auto saranno quelle del 1950 che hanno preso parte a quella stagione, sui circuiti storici, quindi quelli dell'epoca. Secondo il calendario dell'epoca saranno 5 gare. Ci saranno dei premi per i primi 3 classificati alla gara, e il regolamento sta sul nostro Discord, quindi chi volesse provare, le prequalifiche sono già iniziate, quindi chi volesse prendere parte alle prequalifiche, si volesse mettere alla prova con la Maserati, quella Kunos, potrà farlo, e poi per qualunque informazione o contatto può contattare me o i ragazzi dell'organizzazione. Grazie Pier. Io intanto ringrazio ancora nuovamente il nostro regista Andrea Fretti e il nostro inviato ai box, sempre attento a tutte le informazioni che succedono in pista, il nostro Nicolas. Grazie, è stato veramente divertente. È la prima volta che mi trovo a commentare una gara del genere con queste macchine così particolari. È stato veramente divertente, non c'è niente da dire. Quindi ringrazio innanzitutto i piloti che ci hanno dato un grande show da commentare. E poi ringrazio il mio compagno, che lo vedete sotto di me lì, il nostro Edoardo Pavoni.
No, grazie a voi, ripeto, mi accodo a quello che ha detto Nicolas, è stato molto particolare commentare questo evento con delle vetture sicuramente uniche che non conoscevo. È stato molto divertente, la pista molto particolare, i piloti fantastici, molto corretti, e è stato veramente divertente. Al di là dei primi classificati, rinnovo anche complimenti a Pierluigi Italia per la vittoria, ma anche De Plato, meraviglioso, la lotta finale al photo finish. Complimenti in generale anche a tutti i piloti, perché questa sera, al di là di tutto, noi siamo qua per commentare, ma anche per divertirci, e questo è accaduto, quindi ringrazio tutti quanti i piloti che hanno fatto divertire noi, ma sicuramente anche chi ha visto a casa. E allora possiamo concludere qui il nostro evento del Maduclo Short qua in Francia con la vittoria del nostro Pierluigi Italia. Ci vedremo poi allora sicuramente al campionato dell'Italia Racing Team, quindi niente da dire, ragazzi, buona fortuna e ci vediamo poi alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte.